Adventuring Triumph Team. Ragazzi, siamo tornati dopo un anno insieme a Luca Viglio. Ciao Luca. Ciao Andrea, evviva, eccoci qua. Sì, il Tiger Team di Moto.it torna, ma con tantissime novità quest'anno, perché saremo ancora presenti agli eventi AT, all'AT Series, con la Pavia Sanremo e poi l'altro evento finale, la Pavia Sanremo, è il 16-17 luglio. Poi Luca ci aspetta il gran finale il 3-4 settembre con... La classica, la Sanremo Sestriere. Bellissima, che dire, tutta la notte in giro per i passi, tutta la notte in fuoristrada, una meraviglia. Stupendo. La moto, la vedete, è quella dell'anno scorso, ancora in condizioni perfette, la Tiger Rally Pro 900, ma la novità è che quest'anno le moto non saranno più due, no Luca, non saremo più... Ma bensì quattro moto. Quattro moto. Le altre tre le vedrete più avanti, sembrano scioglilingua, però le vedrete in un secondo tempo e non saremo più soltanto io e Luca. Evidentemente no, con quattro moto saremo in quattro, quindi avremo altri due amici che faranno parte del nostro Triumph Tiger Adventuring Team. E gli amici siete voi, segnatevi prima cosa l'hashtag da usare sui social, hashtag Tiger Team Moto IT. Lo trovate anche scritto qui, hashtag Tiger Team Moto IT, perché aspettiamo le vostre candidature entro il 25 giugno, non oltre. Ed è molto semplice, cosa devono pubblicare Luca sui loro social, Instagram e Facebook? Dovete pubblicare sul vostro Instagram o il vostro Facebook una foto, un video, o anche più foto, più video con questo hashtag che ha appena illustrato Andrea, da cui si evinca la vostra voglia, piacere e capacità di viaggiare in fuoristrada, di viaggiare con le maxi enduro in fuoristrada. Oltre, devo dire, alla capacità e al piacere di a questo punto condividere evidentemente i contenuti che farete. Sì, basta anche un bel reel con una bella musica, non dovete fare chissà cosa, però una bella foto, un bel video da cui capiamo che avete buon gusto per le belle immagini, per le immagini che fanno sognare i viaggi in fuoristrada. E Luca ha detto bene, non cerchiamo piloti, però cerchiamo amici che non hanno paura di affrontare, ad esempio nella Sanremo Sestriere, una notte fuori al gelo, l'anno scorso mi ha preso un bel freddo, però è stato bellissimo svegliarsi all'alba sotto le montagne con la Tiger, è stato fantastico. Ecco, non abbiate paura di affrontare la notte al freddo o durante la Pavia Sanremo degli strappi con del fango, dei sassi. Tanto saremo in quattro, saremo lì per aiutarci, per divertirci tantissimo e poi per condividere il video di queste esperienze con i lettori di Moto IT alla fine sia della Pavia Sanremo che della Sanremo Sestriere. Le moto saranno quattro, saremo noi due con voi due. Vi ricordo, 25 giugno è il termine ultimo per pubblicare sui social. Adesso facciamo anche un passo indietro, ricordiamo insieme a Luca cosa sono la Pavia Sanremo e la Sanremo Sestriere. Sono due eventi differenti della AT Series, però tutti e due molto belli, no Luca? A partire dalla Pavia Sanremo, la prima che affronteremo il 16 e 17 luglio insieme. Esatto, Pavia Sanremo che si svolge il sabato e la domenica, non si guida di notte tendenzialmente, cosa che invece è prevista nella classica della Hard RP Tour. Devo dire che dall'anno scorso mi ricordo della Pavia Sanremo dei bei passaggi anche impegnativi, in fuoristrada ovviamente. Sì, ma non impossibili, li abbiamo affrontati. Gomma giusta, tassellata, e la Tiger è andata benissimo. Tiger che si è poi mostrata perfetta, ma spero che tanti abbiano già visto il video della Sanremo Sestriere. Lì panorami mozzafiato incredibili, dicevamo prima la notte, l'alba che arriva in alta quota, stupendo, i paesaggi stupendo. Alpini sono bellissimi. Li affronteremo insieme, quindi saremo una doppia coppia con le Tiger della Triumph, poi ci saranno anche delle sorprese, però verranno svelate ai due partecipanti. I due amici saranno selezionati entro il 25 giugno e poi ci sarà una giornata insieme con le Tiger prima di partire col primo appuntamento della Pavia Sanremo. Direi che abbiamo detto tutto, no Luca? Sì. Avevi qualche cosa di divertente da ricordarci dell'anno scorso? Le sono tantissime. Mi ricordo il passaggio nel fango, la salita dalla Pavia Sanremo, dove abbiamo incrociato degli enduristi che ci hanno guardato un po' sorpresi, no? Pensavano avessimo sbagliato strada, invece le Tiger 900 sono andate su senza problemi, anche perché la Tiger 900 è una moto che si è rivelata perfetta per questo tipo di eventi. Asfalto per arrivare alla meta, anzi al punto di partenza, perché non andremo né con i carrelli né con i furgoni, si partirà insieme dalla redazione di Moto.it e andremo poi a affrontare questi viaggi, quindi sarà proprio un'avventura con lo zaino, no Luca, legato sì, sulla borsa stagna legata dietro, gomme on off e l'autostrada che serve per raggiungere il punto di partenza e tornare poi da Sanremo, però assolutamente no furgone, no carrello.
Quello che conta è la voglia di divertirci, quindi vi aspettiamo sui vostri social, vi cureremo con l'hashtag TigerTeamMotoHit e ci vediamo presto, entro il 25 giugno. Grazie Luca. Andrea, avanti tutta. Scrivete, ciao. Ciao. Bellissimo, lo strappo più bello della giornata, qua mi sono veramente esaltato. Bravo.